Va bene? Buongiorno a tutti. Buongiorno, vi chiediamo di prendere posto, così partiamo con l'inaugurazione, con la stagione 2023. Bene, allora ci troviamo in questa bella giornata di sole, per fortuna in questo caso, per inaugurare la stagione 2023, che per noi amici del Castello è una stagione importante, perché è la stagione che ci fa compiere 30 anni di attività, e 30 anni di attività di volontariato, dove per esempio la sottoscritta è 30 anni che ci lavora, sono davvero tanti. Però è un piacere continuare a lavorarci, perché come penso in tante altre associazioni, e vedo diversi rappresentanti di associazioni qui nel pubblico, lavorare in associazione vuol dire anche lavorare con un gruppo di amici, quindi si formano proprio dei legami che insomma uno non vuole perdere. Per festeggiare i 30 anni di attività abbiamo pensato di dedicare la stagione a una mostra che ha riguardato e ha fatto la storia di Rivarolo, quindi il Valle Susa. L'abbiamo titolata Storie di un cotonificio non solo rivarolese, perché come vedrete nella mostra e come sicuramente molti di voi già sanno, il Valle Susa non riguarda solo Rivarolo, ma riguarda diversi stabilimenti realizzati nella provincia di Torino, dalla Val Chisone alla Valle di Lanzo, al Canavese, a Pianezza, più vicino a Torino. Insomma, gli stabilimenti sono davvero tanti e la storia è importante, una storia importante nel bene e nel male. Ma i dettagli della mostra li vediamo dopo. Io lascerei subito la parola all'assessore Costanza Contacanova, che porta il saluto dell'amministrazione. Prego. Bene, buongiorno a tutti. Grazie di essere qui oggi così numerosi in quella che, come Silvia l'ha ben definita, una bella giornata di sole, che per noi è sempre importante. E, io porto i saluti ovviamente del sindaco e anche dell'assessore al turismo Elen Ghirmu, che si è attardata un altro appuntamento. Oggi ne discutevamo prima con qualcuno, in realtà gli appuntamenti sono davvero tanti in città e quindi ci dobbiamo un po' incastrare tra tutti. Io sono davvero molto contenta, orgogliosa e anche emozionata di essere qui oggi per due motivi fondamentali. Il primo è perché oggi, come diceva prima Silvia, iniziamo questa stagione di festeggiamenti dei 30 anni dell'Associazione Amici del Castello. L'anno scorso abbiamo festeggiato i 40 anni dell'acquisizione del castello come bene pubblico, come bene della città. Quest'anno sono 30 anni invece dell'associazione e questo binomio è praticamente inscindibile. E io ringrazio ovviamente a nome della città di Rivarolo gli amici del castello e per quello che fanno da 30 anni. Io ci collaboro a stretto giro da ormai quasi 10 anni e posso dire che davvero è un'associazione preziosa perché organizza eventi come questo, preziosa perché soprattutto consente di tenere vivo e bello questo castello come lo potete vedere oggi. E quindi grazie davvero per quello che fate. E poi sono anche emozionata perché oggi si parla, il tema della mostra che andremo a inaugurare è un tema davvero importantissimo per la nostra città, è una parte della nostra città che davvero la contraddistingue e ne rappresenta l'identità. Io vorrei, per non dilungarmi troppo, visto che poi della mostra ovviamente parleranno ancora Silvia e Riccardo Cerrano, io vorrei concentrarmi solamente su un elemento di questa mostra. Di solito quando si parla di Valle Susa si parla dell'edificio, di quello che era l'edificio e di quello che oggi non è più, quindi quello che c'è al posto dell'edificio, anzi quello che forse dovrebbe esserci. Tante volte si riflette anche su quello che ci sarebbe potuto essere e quindi se ne parla forse quasi come un qualcosa di mancato, no? Ancora oggi chi passa vicino al Valle Susa non vede una riqualificazione di un'area e questo ovviamente come amministratore di una città ci facciamo spesso i conti. Ma questa mostra vuole anche dire che il Valle Susa non è stato
soltanto un luogo fisico, ma è stato un luogo di scambio, e non solo di scambio commerciale, di scambio, diciamo, industriale, ma di scambio umano. E questo penso sia un elemento molto importante, perché forse ci soffermiamo troppo poco su questo, quindi sulla grande rete, sui grandi fili che collegavano le persone, che collegano ancora le persone che lì dentro hanno lavorato, fili che collegano le persone, che collegano le persone alla città. Quindi una grande ragnatela di rapporti intricati, che poi è quello che ci rimane, no? 100 anni fa nasceva un grande scrittore italiano, Italo Calvino, che nelle sue Città invisibili, in una in particolare, Ersilia, definisce le città come qualcosa che in realtà è formato appunto da rapporti intricati tra le persone, che resistono al tempo, più degli edifici che invece crollano, più magari delle scelte sbagliate che ci sono state, ma questi rapporti che resistono. E noi ne abbiamo una, ne parlerà dopo Riccardo, qui nella mostra, un grande esempio, le testimonianze, quelle testimonianze preziose di quello che è stato, e il nostro impegno è proprio quello di avere una memoria attiva che possiamo coltivare, e questi rapporti intricati cercano e continueranno a cercare una forma, e forse sarà effettivamente nostro compito darne una. Io vi ringrazio ancora per essere qui presenti, ringrazio l'Associazione Amici del Castello, poi Silvia penso che farà magari un accenno alla stagione. Come voi sapete, le stagioni sono sempre composte da tanti momenti, la mostra è forse il più lungo a livello di tempo in cui che rimane appunto all'interno del castello, ma ci saranno tanti altri eventi che insomma avremo poi modo di elencarvi. Grazie ancora e buona visita dopo. Bene, allora mi prendo proprio solo un attimo per darvi un po' una descrizione di come abbiamo pensato di strutturare e allestire la mostra. Poi lascerò la parola a Riccardo Cerrano. La mostra nasce con la collaborazione non solo della città di Rivarolo, del comune, ma proprio della biblioteca comunale Besso Marchesi, di cui lui ne fa da rappresentante, proprio perché abbiamo seguito due filoni diversi, quindi sia la parte di documentazione sull'edificio del Valle Susa e sulla storia in generale del Valle Susa. Quindi abbiamo dedicato una prima stanza a quello che è l'insieme del Valle Susa, le sedi del Valle Susa e una cronologia di quello che è stata la sua storia, dalla fine del 1800 fino ad arrivare poi al disastro, diciamo così, al crash economico dettato da Felice Riva. E poi abbiamo dedicato una seconda sala alla città di Rivarolo e di conseguenza all'edificio, allo stabilimento di Rivarolo, e qui entra in gioco il lavoro, diciamo così, che ha seguito di più la biblioteca, cioè la raccolta delle testimonianze di cui vi parlerà Riccardo. Quindi lui lo farà a seguire, ma io lo anticipo nel ringraziare tutti coloro che fino ad oggi hanno portato delle testimonianze e che vorranno continuare a portare delle testimonianze. Col divenire della mostra è questo, quindi una raccolta per tutta la stagione di quello che sono dei ricordi, delle testimonianze, dei materiali che magari qualcuno in casa ha, o per memoria storica o per diretta presenza in quegli edifici. Il piano superiore l'abbiamo dedicato invece a vari elementi, quindi al dettaglio sulle persone, sugli scioperi, sull'utilizzo di determinati materiali. Vedrete fili ovunque, vedrete anche qualche suggestione, diciamo così, che magari a qualcuno ricorderà anche spazi non esattamente rivarolesi e non legati a un Valle Susa, ma accenno solo e non voglio dire di più perché sennò scopro proprio tutte le carte. Ma insomma abbiamo cercato, attraverso una mostra documentaria e fotografica, perché fondamentalmente questo, di creare anche delle suggestioni con materiali che venivano utilizzati all'interno del Valle Susa, quindi parlo di fili, di navette, di cavetti, di tutte queste cose qua, che sicuramente persone sedute nel pubblico saranno più esperte di me nel dire i nomi esatti di tutti questi marchingegni, diciamo così, che venivano utilizzati nei telai. Un telaio non lo abbiamo portato perché era un po' complicato, però ci sono delle immagini fotografiche che lo ricordano. Uno spazio che io trovo molto carino e interessante sono le pubblicità che erano uscite negli anni
del maggiore splendore del Valle Susa, che erano uscite proprio sulla RAI, e quindi vedrete anche queste pubblicità. Insomma, abbiamo cercato di spaziare un po' avere un ventaglio il più ampio possibile che ricordi questo Valle Susa. Per quanto riguarda la stagione, allora anche qui, come sapete, noi avremo tutta una serie di manifestazioni come sempre, ma quest'anno in particolare ci sono due rassegne importanti. Una sarà la rassegna del cinema all'aperto, che sarà saranno dei giovedì sera, 8 giovedì, e quindi saranno parecchi, e si svolgerà qua nel cortile. E poi ci saranno un'altra rassegna che riguarda le presentazioni dei libri, e anche qui saranno invece dei venerdì sera. Poi daremo spazio ai concerti, e nel voler festeggiare i 30 anni, ricordate, ve lo dico già fin d'ora, il concerto del 24 giugno, fatto con la Filarmonica Rivarolese, sarà il concerto in cui noi festeggeremo più in grande, diciamo così, i nostri 30 anni. Utile a vivere, diciamo, quello che è stata l'attività dell'associazione. Le associazioni vivono grazie alle collaborazioni con le associazioni, con le persone, e quello che noi vogliamo fare quest'anno è proprio questo: ricordare varie associazioni, collaborare con varie associazioni per quello che si è fatto in questi 30 anni. Questo è il nostro intento, quantomeno. Io direi che lascerei la parola a Riccardo Cerrano per quanto riguarda la raccolta di testimonianze, e accenno, ecco, solo questa cosa legata alle testimonianze: nell'ultima sala qui al piano terra troverete un quaderno arancione posto su un tavolino. Ecco, fin da oggi approfittatene, nel senso che se qualcuno ha delle testimonianze o dei ricordi da lasciare sul Valle Susa, scriveteli lì sopra. Questo ci aiuterà a raccogliere il più possibile nuove testimonianze, nuove informazioni che tanti possono non sapere, ecco. Io ho un ricordo della mia nonna che lavorava al Valle Susa e che quindi qualcosa mi ha accennato, e io sono partita un po' da questi ricordi che avevo nel cercare di così allargare lo spazio veramente alla mente di tutti. Grazie ancora per essere intervenuti, passo la parola a Riccardo e ci risentiamo dopo. Allora, buon pomeriggio a tutti, da parte della Biblioteca Comunale Domenico Besso Marchese, ovviamente da parte di Maria Grazia e di Mauro, che sono impegnati in altri fronti. Mi ricollego, brevi annotazioni collegate a quanto già detto dall'assessore Costanza Contacanova e da Silvia in qualità di presidente dell'associazione. Questa mostra, in qualche modo, come già stato detto, fa un percorso storico sul Valle Susa, che è parte proprio fondamentale anche della storia non solo economica rivarolese. Trae spunto idealmente da un'iniziativa che era stata ospitata in questo castello nel 1998, e precisamente la mostra Il canto della navetta, che ci aveva raccontato la storia della coltivazione, della lavorazione e della tessitura della canapa, che è stato il tessuto fondamentale prima dell'avvento del cotone, del sodoling e del territale e di quant'altro. Quindi abbiamo questo aggancio che in qualche modo si rifà con la storia delle iniziative presenti al castello. È stato un lungo lavoro di ricerca storica basata sugli archivi pubblici e privati, anche con una parte legata all'archivio storico comunale, e poi sulla parte anche bibliografica, recuperando informazioni su una serie di pubblicazioni che sono state fatte negli anni non solo sul cotonificio di Rivarolo, ma in generale su tutto il complesso del Valle Susa. Ma la parte più importante, sicuramente complementare ed emotivamente più coinvolgente, è stato il percorso, che è solo l'inizio, di recupero di testimonianze dirette. In primis non posso non citare il grosso lavoro che aveva fatto Giacomo Miglietti, ex dipendente del Valle Susa, e che ha, insomma, nel corso degli ultimi del periodo in cui era in pensione, ha raccolto veramente un notevole materiale fatto di documenti, di ricordi di persone, di situazioni. Ringrazio anche i due figli presenti, Claudia e Giuseppe, oggi qui all'inaugurazione. Accanto appunto alla base di testimonianza di Giacomo Miglietti è iniziato un percorso di recupero di una serie, con il passaparola, di testimoni diretti, e come ha detto anche già precedentemente Silvia, o di indiretti, nel senso di figli o nipoti di lavoratori del Valle Susa. Ed è emerso un quadro veramente emotivamente coinvolgente, perché per intanto ho pensato anche a mia mamma e mia nonna, anche loro che sono state, come in tantissime famiglie di Rivarolo, hanno avuto la fortuna di poter lavorare al Valle Susa, che ripeto è stato soprattutto per le maestranze femminile una occasione di riscatto sociale ed economico notevolissima.
E quindi ci siamo trovati di fronte a tutta una serie di vicende, come vi dicevo, proprio personali. Posso immaginare, adesso dimenticherò sicuramente qualcuno, le testimonianze della signora Pomato, del signor Ballesio, dirette o indirette attraverso nipoti e figli. Penso alle storie di emigrazione negli Stati Uniti, in Canada, poi con un ritorno a Rivarolo e con l'assunzione del Valle Susa della famiglia Rivaroveda. Penso alle vicende della famiglia Bosco, con i racconti diretti di Virginio, che riguardavano il papà e la mamma, che peraltro si sono conosciuti e poi sposati proprio per la loro comune appartenenza al Valle Susa. Le sue immagini insieme a quelle di Giampiero Marchetto dell'asilo, che rappresenta Villa Vallero, oppure l'immagine di Giampiero Casulo su un moscone nelle colonie estive di Cesenatico organizzate dal Valle Susa. Quindi è proprio un caleidoscopio di tante testimonianze che potrete vedere e che speriamo che devono anche arricchirsi con altri ulteriori contributi. Questo voglio ribadire il concetto che l'iniziativa, la mostra, non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza, e ci auguriamo diventi proprio un percorso di memoria condivisa di tutta la città. Quindi fin da ora, insomma, ribadisco l'invito che se ci sono ulteriori contributi, ben contenti di poterli ricevere. Non dovrei aver dimenticato nulla di fondamentale. Volevo solo ancora ringraziare, visto che è il dottor Spezzano dell'ANFAS di Rivarolo, perché anche in occasione di questa mostra abbiamo portato avanti il percorso di collaborazione con i ragazzi dell'ANFAS sul discorso del facile da leggere, sostanzialmente una traduzione del pannello di introduzione di alcuni altri, probabilmente in una modalità più semplice, per dare un livello di di approccio a quanto scritto nella mostra il più facile possibile. Non direi che non c'è altro da aggiungere, non mi rimane che augurarti buona visita e poi credo ci sia anche un piccolo rinfresco per chi desidera, prima, durante e dopo la mostra. Grazie ancora a tutti. Deve ancora dire qualcosa Silvia? Molto molto velocemente. Allora, intanto ringrazio per essere venuti, ricordo che il primo appuntamento sarà già a partire da domani, quindi l'apertura del castello sarà tutte le domeniche pomeriggio dalle 15 alle 19, come è nostra consuetudine, fino alla fine di settembre, anzi 1° ottobre è la data di chiusura. Abbiamo anticipato un pochino la chiusura quest'anno perché il comune probabilmente interverrà con dei lavori sul torrione, e quindi ovviamente trovandosi proprio all'ingresso diventerebbe un po' impossibile accedere al castello, ma il primo appuntamento, lo ricordo fin d'ora, potrete prendere dei volantini uscendo, sarà sabato prossimo, attraverso una manifestazione legata al centro famiglie, e qui partono già un po' le collaborazioni con le varie associazioni, e quindi sarà aperta la mostra, saranno possibili le visite guidate e sarà presente anche un laboratorio per i bambini di manualità creativa, come facciamo noi ogni tanto, quindi nel cortile interno sarà possibile avere queste cose dalle 14:30 alle 16:30 il prossimo sabato. Ci è venuto in mente qualcos'altro? Vediamo un po' se riusciamo a lasciarvi visitare la mostra oppure no. 30 secondi, perché come al solito ho dimenticato qualche pezzo, ma è inevitabile. Sempre nel discorso di memoria volevo anche citare le simpatiche immagini di carattere sportivo fornite dal sigillo civico il concittadino Renato Rossi, e anche quelle molto interessanti da Riccardo Poletto relative alla zia e la nonna. Volevo già aggiungere che in questa settimana sono già arrivati ulteriori contributi di notevole rilievo, che stiamo cercando poi di ragionare come ricomporli nella sistemazione della mostra, perché credo sia in parte già visibile come video, e faccio riferimento all'archivio di Roberto Rapelli, che ringraziamo, l'archivio della famiglia Marchetto, che ringraziamo perché sono presenti Flavio e sua mamma, e poi in ultimo anche il dottor Ferrario, che aveva operato come direttore del Valle Susa e che il cui figlio ha mandato una discreta, corposa e inedita documentazione anche fotografica dei reparti. Quindi spero che non ne abbia dimenticato nessuno, non me ne voglia. Va bene, allora aspettiamo i vostri contributi nel quaderno arancione che troverete nell'ultima sala al piano terra. Non posso che augurarvi buona visita, e dall'androne entrate a destra e la mostra parte da lì. Poi riattraverserete l'androne e salite sul primo piano, come siete abituati ormai a fare da anni con noi. Grazie a tutti.